Yeah. With me, yeah. Ciao. Buonasera. Buonasera. Cortesemente, se mi scrivi un numero di telefono. Ah, cosa che... Lo scrivo adesso? Sì, sì. Perché di cuore, perché abbiamo trovato il portone aperto. Sì. Però ci sono quei campanelli che vendono dai cinesi, costano pochi euro e funzionano discretamente. No, bene. Io ce l'ho qui, è che non riesco a trovare nessun elettricista a disposizione. No, quello la... No, ma io ce l'ho qui, è che non funziona la suoneria. Non ci sta ci vengono loro. Perfetto. Però, capisci bene, che fino a che è un orario decente. Ma quello wireless, dico, fino a qua sopra, cioè arriva, dico, funziona? Non penso. Questione che fai qualche prova, dico, perché capisci bene che due persone che salgono le scale alle 3 di notte, sì, svegliamo tutto il palazzo. Certo, certo. Non mi sembra il caso. Provvederò. Anche perché, dico, qualche prescrizione ce l'hai tu, dico, non è che dobbiamo... Sì, certo, certo, provvedo. Questo è mio, sì. 389 15 30 611. Sì. Ho letto bene. Sì, sì. Provvedi cortesemente. Sì, domani. Qua ci sono i cinesi. Sì, sì, sì. Ti fai dire fino a quanti metri funzionano? Dico, molti ce l'hanno questo tipo di campanello. Ma guarda, io cercherò, diciamo, di risolvere. Già ho chiamato un elettricista, mi ha detto che in settimana si deve fare sentire. Perché ho fatto venire. Magari qualcuno. Glielo spieghi che hai una necessità, dico, perché non è una. Anzi, se tu conosci qualcuno, me lo puoi sapere. Io non sono di Sant'Agata, non conosco nessuno e non lo posso permettere di voi. Però, sì, ora provvedo, sì, ora provvedo, sì. Al massimo, se non riesco, lascio il numero sotto, lo segno sotto e mi chiamare. L'altra volta c'era, abbiamo fatto anche la foto, era sbagliato il numero. Mancava un numero, l'uno mancava, perché c'era lo scotch. Mancava un numero, non devo Va bene, ora provvedo. Grazie, ciao, buonanotte.